Diamo il benvenuto nel salotto di Romantica a Antimo, un nome particolare ma anche appassionato in modo particolare di alberi. Come è nata questa passione, Antimo? È nata un'illuminazione che c'è stata un giorno durante una visita a Villa Borghese, nel Giardino del Lago, e da allora è diventata un'attività. Cioè, tu hai sentito proprio il grande amore per l'albero, che fai, delle braccia agli alberi? Anche, tra l'altro ci sono, oltre i tree hugger, che si chiamano appunto in inglese, in americano sono quelli che abbracciano gli alberi, ci sono anche i tree snuggler, che sono invece quelli che vengono coccolati e coccolano gli alberi, quindi addirittura una cosa ancora più avanzata. Però ecco, quello che io faccio è quello di far conoscere gli alberi che nessuno conosce attraverso un'associazione che si chiama Ade Amici degli Alberi, e sto promuovendo appunto questo lavoro di riconoscimento e cultura degli alberi. Ecco, Antimo, una cosa, quanti, e adesso andiamo subito a vederne uno, quanti alberi pensi o sei sicuro di conoscere? Beh, tanti, solo che riconoscere gli alberi è un processo abbastanza lungo e difficile, e l'unica sicurezza è sapere di non sapere. Ecco, si possono prendere delle cantonate? Tantissimo, in continuazione. Ecco, la cosa importante è evitare di sbagliare le famiglie, però appunto sulla specie di cantonate se ne prendono in continuazione. Comunque è uno strumento interessante perché permette appunto di avere qualche cosa su cui approfondire una ricerca, ma anche parlare e confrontarti con le altre persone. Andiamo a vedere un olmo, vero? Sì, vediamo. Andiamo. Un olmo, andiamo. Allora, questo è un olmo. È un olmo, sì. Questo è un olmo, Ulmis, un albero appunto importante per la città di Roma, perché era uno degli alberi che veniva messo, piantato quando si inaugurava una chiesa. È un albero molto resistente, un bellissimo albero, apparentemente sterile perché i frutti sono delle samare molto piccoline, quindi sembra che non fa frutti, in realtà i frutti li fa, ed è stato completamente sterminato da una malattia che si chiama grafiosi dell'olmo, però a Roma ancora ci sono ed è uno dei miei alberi preferiti proprio perché appunto ha una corteccia molto molto forte, molto molto robusta, e fa parte proprio della città di Roma, quindi è l'albero, forse uno degli alberi che maggiormente ci rappresenta. Non a caso che durante la passatella si diceva appunto che una persona veniva fatta ormo, ecco, è un, quindi questo sta a significare la sua grandezza dal punto di vista appunto sia di forza ma anche soprattutto storico. Insomma, è un albero molto 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 antico. Ce ne sono diverse specie, quelli che abbiamo a Roma la maggior parte sono i cosiddetti olmi siberiani o Ulmus pumila. Questo qui è appunto probabilmente uno di quelli, ed è un albero appunto molto molto ombroso. C'è una differenza per esempio in estate tra con qualsiasi altro albero e l'olmo: sotto l'olmo ci sono almeno 2-3 gradi di temperatura in meno. Ecco, senti un attimo, ma se uno abbraccia un albero, sì, che succede? Fammi vedere come l'abbracci. Abbracciamo l'albero. Abbraccia l'albero. Abbracciamo questo olmo. Ecco, cioè non ci credo che l'albero sente. Sì. No, allora dunque, allora questo olmo è un olmo. Devo dire che l'olmo non è uno degli alberi migliori da abbracciare, il migliore in assoluto che io consiglio è il frassino Excelsior è sicuramente tra gli alberi più lisci, anche il Celtis, e qui ci sono diversi Celtis. L'olmo è molto rugoso, abbracciare un albero significa comunque trasmettere questa informazione alle altre persone, significa occuparsi e prendersene cura, perché poi gli alberi sono fondamentali per il nostro presente ma soprattutto per il nostro futuro, perché gli alberi ci danno ossigeno. E non solo, e quindi sono importanti per la nostra vita, per la nostra esistenza, e però appunto toccare l'albero e sentirlo è anche un'occasione per ricaricarsi, soprattutto quando si è in presenza di alberi che hanno più di 100 anni. A Roma ce ne sono diversi, ma in tutta quanta Italia, quindi quando si abbraccia un albero che ha 600 anni, quindi un essere vivente con queste caratteristiche, sicuramente si riesce a prendere dell'energia.